parlare, continuiamo a parlare di questo, lo facciamo con Mikhail Minakov, che è un filosofo, un saggista, nato in Russia ma ucraino, ha lavorato anche nel nostro paese, negli Stati Uniti. Lo ringrazio anzitutto per essere qui con noi questa sera. Buonasera. Buonasera, thank you very much for inviting me. Grazie per avermi invitato, buonasera. Nel suo ultimo lavoro, quello che è stato pubblicato anche in Italia dalle edizioni Dialettica della modernità nell'Europa orientale, una riflessione socio-filosofica, lei tra le altre cose si interroga se, sul fatto che la conquista, no, della modernizzazione che c'è stata dalla caduta del muro di Berlino in poi sia un qualcosa di stabile, di concreto, di destinato a durare o se possa improvvisamente scomparire e sgretolarsi. In realtà quello che stiamo vedendo in questi giorni in Ucraina, che cosa ci dice? Che questa modernità che è stata conquistata dai paesi che si trovavano a far parte dell'Unione Sovietica in realtà può sfuggire in un lampo? Unfortunately, yes. Fortunatamente sì. This is the fact. The thing Questo è il is that problema. Il problema l'attempto to democratize, è to che become lo sforzo di a European democracy, democratizzare, di diventare una democrazia europea, ha the economists have created a number of creato tutta una serie di problematiche within the nations and between the nations. con tutte le nazioni. And as a result, Come starting from risultato di tutto questo, 2008, we see iniziando that dal in post-Soviet 2008, abbiamo societies visto there's che more and questa more conflicts were going società on. ex-sovietica ha The first iniziato con war, the tantissimi war between conflitti. La prima Russia guerra è and stata la Georgia, guerra tra la and the Russia e la second Georgia. war La seconda started guerra in è 2014. iniziata nel But what we see today 2014. is Ciò the che act of vediamo Russia oggi è that have l'atto actually started dell'aggressione che è or iniziata continued what have in started in 2014. continuità con quello che era iniziato del resto nel 2014. Come ho detto, lei è legato in qualche modo ai due paesi, forse molto di più all'Ucraina. Le vorrei chiedere, anche da un punto di vista personale, non soltanto dal punto di vista dello studioso, come sta vivendo questi giorni di conflitto? Dov'era anzitutto il 24 febbraio, quando è iniziata l'invasione russa? Well, for me this day has Bene, started per with a me phone call of la my giornata è daughter, iniziata con who is una in telefonata Kiev, da and mia she was calling figlia me to che si say, trovava a Daddy, Kiev e mi where ha are you chiamato at? per dirmi siamo sotto le bombe, And papà. that's the E beginning of the per me è chaos, stato because l'inizio since then, dell'inferno, every perché day, da every quel night, momento, every ogni morning, giorno, ogni you wake notte, up and ogni think about your mattina, io relatives, mi your sveglio, friends, penso colleagues, ai if they are miei still alive, parenti, i miei wherever they genitori, i are. miei amici, se sono The ancora war vivi. that has started La is guerra an che è absolute crime, iniziata è un crimine something that assoluto, shouldn't have è qualcosa started che non sarebbe ever. dovuto mai And iniziare. right now, E Ukraine adesso is the open wound for l'Ucraina è the una entire Europe ferita and aperta for per tutta l'Europa for the whole world. e per tutto il mondo. 21 anni fa Fukuyama scriveva il famoso saggio sulla fine della storia, no? Adesso ovviamente lo legava alla caduta dell'Unione Sovietica. Adesso molti dicono in realtà Fukuyama si era sbagliato, ma secondo lei si era sbagliato o semplicemente la storia si sta ripetendo uguale a se stessa? Yes, I would Sì, like to say that mi piacerebbe history dire would che probably la would storia lead us all to ci the situation potrebbe portare when a the una liberal democracy was situazione won. nella But this quale is vincerà la basically not democrazia true. liberale, però purtroppo Nationalism, questo non è imperialism vero, il is always nazionalismo, there. l'imperialismo è With sempre the lì. first crises that have started Con in le prime post-Soviet crisi societies, in Russia iniziate nella and many società others, post-sovietica e the russa ed altri elites and paesi, also the society started le elite looking e le for società hanno something iniziato a less advanced, cercare less qualcosa di meno progressive, avanzato, meno but something that kept them progressivo, stable qualcosa and che safe potesse mantenere la and stabilità e la thus in Russia sicurezza they di questi regimi. Ecco traded their perché freedom in for Russia hanno scambiato la stability of libertà the early con la Putin's regime. stabilità e But the anche il dynamic of reddito del Putinism primo regime di was Putin, però bringing us la all to dinamica del this putinismo era repetition of proprio the portare vicious questa circle reiterazione del of the Russian circolo history, vizioso della storia and it led to russa this e tutto ciò ha very repressive, portato a authoritarian and questo imperialist regime period when Russia became imperialista, autoritario, nel center quale la of Russia è the problems diventata for il all the centro del neighbors. problema per tutti i suoi vicini.
Ci sono alcuni analisti che sostengono che in realtà questo sia anche il risultato dell'espansione della NATO ad est. Se però andiamo a leggere le parole di Putin sull'Ucraina, quelle della scorsa estate, non nelle ultime prima di sferrare l'attacco, lui scrisse questo lungo saggio in cui spiegava, diciamo, la sua controlettura storica, perché poi sappiamo che la storia in realtà è ben diversa. In cui spiega appunto le ragioni per cui l'Ucraina in realtà è Russia. La NATO non veniva neanche nominata. È come se più che tornare quasi all'Unione Sovietica avesse questa visione di una Russia imperiale. Che cosa ci dobbiamo attendere da Putin e alla luce di questo, secondo lei, che cosa è necessario perché lui si fermi? Bene, penso che questo periodo post-sovietico sia molto ricco di creatività ideologica specifica. Quando la democrazia ha iniziato a fallire nelle nostre società, Ucraina, Russia, abbiamo iniziato ad andare in direzioni diverse e in Russia il sovranismo, il putinismo ha vinto. E per questo putinismo l'uso errato della storia è una cosa fondamentale, quindi è un'altra faccia, un'altra maschera per l'Occidente che tradizionalmente è fonte di minaccia per la Russia. E quindi è molto utile utilizzare per mobilitare la società in Russia questa maschera attorno a valori imperiali, attorno all'imperialismo. Ora, questo tipo di ideologia è stato particolarmente visibile nel 2008 in Iran e poi durante il secondo regime di Putin nel 2012. Dal 2012, poi con l'avventura di Crimea, all'inizio della guerra nel Donbass e adesso con l'attacco di febbraio 2022, l'invasione dell'Ucraina, c'è stato veramente un colpo enorme su tutta l'Europa orientale, ma anche su tutta l'Europa. Quindi di base queste ideologie conservatrici, rivoluzionarie, imperialiste, che stanno lì a ribollire nel Cremlino di oggi, rappresentano il pericolo per tutti in Europa, non soltanto per l'Ucraina. Ma quindi alla luce di questo, qual è la soluzione? Qual è la possibile, come dire, pietra di scambio che si potrebbe dare a Putin perché fermi l'azione che sta portando avanti in Ucraina, secondo lei, esiste o no? Se dietro questa sua idea, questa sua invasione, c'è cioè soprattutto appunto una visione ideologica di tornare ad un certo tipo di periodo storico, come si fa a fermare una cosa del genere? Beh, in pratica dobbiamo fare due cose. Ci sono due soluzioni correlate tra loro. Prima di tutto fermare l'invasione con un atto solidale da parte dei paesi europei e dell'Occidente intero. L'Ucraina ha già fatto degli sforzi enormi con la resistenza per fermare l'invasione. L'altro stadio sarebbe ritirare tutte le forze russe. Chiedere alla Russia di arrendersi su determinate questioni e iniziare una grande conferenza diplomatica che andrebbe a ristabilire o creare un nuovo regime di sicurezza, un nuovo sistema di sicurezza per tutta l'Europa e naturalmente ci dovrà essere anche un processo internazionale su crimini di guerra come parte di questa conferenza, su tutti i crimini che stiamo testimoniando ogni giorno a Kharkiv, a Mariupol e in molte altre città dell'Ucraina. Certo, bisogna capire, diciamo, se Putin può essere disposto ad accettare un tipo di soluzione di questo tipo. Lei conosce, fra l'altro, molto bene anche il nostro paese, l'Italia, e proprio in questi giorni da Mosca sono arrivate minacce tutt'altro che velate, perché il nostro paese negli ultimi anni ha leggermente cambiato politica nei confronti della Russia, si è spostato con il governo Draghi su una linea sicuramente e ancora, se vogliamo, più atlantista del passato e vorrei però farle vedere proprio in questo servizio della nostra Gaia Mombelli non soltanto quelle che sono state le minacce, ma anche in qualche modo quello a cui faceva riferimento Mosca quando ha detto all'Italia
attenzione perché noi vi abbiamo aiutato durante il Covid. Ci sono stati dei contatti forse un po' sospetti. Vediamo questo servizio di Gaia Mombelli e poi le chiedo quanto dobbiamo preoccuparci in Italia delle minacce che arrivano da Mosca. На уровне врачей клиницистов здесь очень грамотно лечат людей, но никто не занимается предотвращением профилактики заболевания. Именно на этом акцентировании наша работа и была представлена изначально. Многое мы подсказали специалистам, во многом помогли, во многому научились сами. Это будет, безусловно, бесценный опыт работы, который пригодится нам в дальнейшем в работе в России. Uno scambio di competenze, questo diceva questo militare russo nell'aprile del 2020 quando era a Bergamo per aiutare i medici italiani nella lotta al coronavirus. Parole che oggi si possono prestare a diverse interpretazioni, ora che il nostro ministro della difesa è stato minacciato dall'ex console russo a Milano, Alexei Vladimirovich Paramonov. Direttore del Dipartimento europeo del Ministero degli Esteri russo, che ha paventato conseguenze irreversibili se il nostro paese aderirà ad un nuovo piano di sanzioni contro Mosca. Quella missione di aiuto all'Italia nascondeva qualcos'altro? A cosa serviva la presenza dell'intelligence russa in un paese NATO? Non c'è nulla da svelare né da nascondere, precisa l'ex presidente del Consiglio, che siglò personalmente l'accordo con Putin. Questa vicenda è Cercare di molto chiara e sconfiggere la mafia che fa trasparente. impresa, In che un fa momento di affari, che estrema offre difficoltà sicurezza e controllo di un c'è stata da territorio. parte E della dobbiamo Russia, di chiedere alla Putin in politica, al particolare, Parlamento, di l'offerta della considerare la mafia e la disponibilità corruzione come un di tema mandare centrale un gruppo della di nostra agenda sanitari, politica. scortato Purtroppo dai militari, la pandemia e la guerra in sembrano ragione della mascherata, ma la grande storia ci esperienza da loro insegna maturata che in nelle questo catastrofi settore in e precedenti difficoltà le pandemie. Il timore della diplomazia e dell'intelligence italiana è che la ritorsione si realizzi rivelando che cosa davvero accadde dopo l'arrivo della delegazione di russi nel nostro paese. Arrivarono 104 persone, di cui 28 medici e 4 infermieri, gli altri erano militari. Quali compiti avevano in Italia? In quel momento, chiunque avesse offerto delle competenze e delle capacità di curare i bergamaschi che non potevano essere curati, andava, con tutte le sicurezze che andavano osservate, andava preso. Qualche mese dopo si saprà che per realizzare lo Sputnik si è usato il DNA di un cittadino russo che si è ammalato in Italia. Dati sensibili scambiati, presumibilmente anche dall'aprile del 2021, quando la regione Lazio ha firmato un patto con i russi per valutare la copertura delle varianti di SARS-CoV-2 anche nel vaccino Sputnik. Nonostante EMA non abbia mai autorizzato lo Sputnik, tra le due strutture sanitarie ci sono stati numerosi scambi di dati relativi al Covid. Ora anche la politica chiede chiarezza. Renzi chiede una commissione parlamentare d'inchiesta per far luce sulla vicenda. Gaia Mombelli, Sky TG24. Miniakov, abbiamo visto anche in queste settimane di guerra che ci sono delle volte in cui la Russia dà seguito alle sue minacce, altre volte in cui invece le minacce servono semplicemente magari per poi andare a negoziare qualcosa di diverso. Noi come Italia, quanto dobbiamo preoccuparci di queste minacce non velate che sono arrivate al nostro paese da parte della Russia negli ultimi giorni? Well, it's very Beh, è important to molto understand that importante comprendere every che menace ogni and minaccia, every threat that Kremlin ogni does, minaccia da it's usually parte not del just within the game of Cremlino words. non è soltanto un During the gioco di parole. period of the Durante il presidency periodo della of Vladimir Putin, presidenza di Vladimir we always see Putin, that he is abbiamo sempre openly visto saying what he che will do lui in the next several apertamente dice years. che cosa farà negli And anni a if there venire. is a E threat se being c'è una expressed, minaccia che I would viene advise to espressa, the Italian io government and darei il intelligence consiglio alla to nazione take it italiana e al seriously. governo italiano di prenderla seriamente. Grazie, sono certa che chi di dovere lo farà. La ringrazio davvero per essere stato con noi.